Benvenuti a questa puntata speciale dedicata ai gatti e ai loro padroni. È da vedere. Essere un gattaro. Lo so, non è una parola molto elegante, ma per esempio personalmente la rivendico con orgoglio, perché essere un gattaro o una gattara non significa solo avere un gatto o tanti gatti in casa, ma anche avere un rapporto speciale con loro, un rapporto fatto di amore, di rispetto, di comprensione e soprattutto peli di gatto, ma anche tanta sottomissione. Sì, perché? Perché i gatti non sono animali domestici, sono loro che ci addomesticano. Sono loro che decidono quando mangiare, quando dormire, quando giocare, quando farsi coccolare. E i gattari sono sempre lì pronti a soddisfare le loro esigenze, anche a costo di rinunciare alle proprie, diciamocelo. Se vi capita di incontrare una persona che ha sempre qualche pelo di gatto addosso, che parla con una voce stridula e affettata ai suoi amici, che indossa maglioni con disegni felini, orecchini a forma di zampa, che ha la casa piena di ciotole, tira graffi e giocattoli per gatti, che parla solo di gatti e che vi racconta le avventure dei suoi amici a quattro zampe come se fossero dei figli, probabilmente avete a che fare con un esponente di questa categoria di cui stiamo parlando. I gattari. I gattari non sono dei semplici appassionati di gatti, attenzione, ma vere mamme o papà che li amano incondizionatamente e li trattano come membri della propria famiglia. Spesso hanno più di un gatto, sicuramente, e li chiamano con nomi buffi, originali. E non è raro però che usino anche dei nomi umani, perché pure i gatti vengono spesso umanizzati. Mamma Ciccino. I gattari sono solitamente gentili e socievoli, ma attenzione, possono diventare belve, aggressive quando? Se qualcuno critica i loro amici o li tratta male. Tendenzialmente sono anche molto curiosi e si interessano di tutto ciò che riguarda i felini: razze, alimentazione, salute, riproduzione, comportamento, sterilizzazione, tutto, eccetera. I gattari amano condividere le loro esperienze con altri gattari o con chi apprezza i gatti, ma evitano di frequentare chi non li sopporta o li teme. Sono delle persone speciali che hanno scelto di dedicare la loro vita ai gatti e di ricevere in cambio il loro affetto e la loro compagnia. Sorpresa, non tutti i gattari sono uguali. Esistono infatti diverse tipologie di amanti dei felini, ognuna con le sue caratteristiche e le sue abitudini. In questo libro, tra l'altro, sono storie dedicate ai gatti e ai gattari, appunto, troverete anche una lista non esaustiva, sicuramente, delle principali categorie di gattari. È riduttivo classificare gli amanti degli animali, in questo caso dei gatti, per categorie. Quindi non prendete troppo seriamente la simpatica lista che segue. Il testo è al femminile, ma le definizioni si adattano a entrambi i sessi. Così vedrete nel libro Diari Felini, eccolo qui, che potete trovare negli store online. La gattara classica, la gattara moderna, la gattara spirituale, la gattara militante, la gattara nascosta, la gattara artistica, la gattara scientifica, la gattara ecologista, la gattara libertina, la gattara ansiosa, eccetera, eccetera, eccetera. E ve ne cito una, la gattara classica, quella più facile da riconoscere, quella che vive in una casa piena di gatti, di tutte le razze e i colori, che li coccola, li veste, li tratta come figli e che ha sempre una scorta di crocchette, di lattine, di scatolette di tonno, di snack per i suoi amici, gomitoli, palline. Non esce mai senza portarsi dietro almeno un paio di peluche a forma di gatto, se non può portare il gatto al guinzaglio.
e il suo sogno è quello di aprire un rifugio per gatti abbandonati o un cat caffè, per esempio. Diari felini, eccolo qui, di Jean Bruschini. E guardate che bello, ci sono delle storie, tra l'altro sono interessanti perché sono sia per bambini che per adulti, e il linguaggio non è volgare, vedete? E ogni storia ha la sua immaginina. Tra l'altro ho dovuto consultare anche dei bambini e degli adulti, ovviamente, per la realizzazione di questo libro, perché non era il mio genere, ma è stato apprezzato, quindi è carinissimo. E voilà. Bene, Diari Felini vi aspetta. Siete pronti quindi ad immergervi in un mondo di avventure, di risate, di amore felino? Allora non potete perdervi questo libro di storie sui gattari. Uomini, donne che hanno scelto di condividere la loro vita con i amici più simpatici e affettuosi del pianeta. In queste pagine troverete racconti di fantasia, divertenti, commoventi e sorprendenti di gattari di ogni età e provenienza, che vi faranno scoprire il lato più tenero e buffo dei vostri amici a quattro zampe. Che si tratti di salvare un gattino abbandonato, di organizzare una festa di compleanno per il proprio amico, o di affrontare le sfide quotidiane di una convivenza a pelo lungo. Queste storie vi faranno ridere e commuovere e vi faranno apprezzare ancora di più il legame speciale che esiste tra i gattari e i loro gatti. Questo libro è dedicato a tutti i gattari del mondo che sanno che la vita è più bella in compagnia di un felino. Miau!